noi ci abbiamo anche da rifare l'incarico per la ditta che fa il trasporto scolastico. Stiamo facendo delle verifiche, perché voi dovete sapere che mentre in passato non si è mai fatta nessuna denuncia e non si è fatto nessun esposto, noi quest'anno abbiamo avuto un esposto alla polizia e alla procura sullo scuolabus. Se voi vi ricordate, tempo fa ci fu una macchina della polizia che andava dietro. Hanno controllato, sta tutto a posto, perché loro hanno denunciato, quindi era pure gente ben informata, che siccome avevamo lo scuolabus comunale che non era omologato per i ragazzi delle scuole medie, se ci fosse stato un ragazzo delle scuole medie sopra quello scuolabus avremmo passato dei guai. Per fortuna noi le leggi le rispettiamo, cerchiamo insomma di fare quello che è le norme. Ma i ragazzi delle medie hanno viaggiato con lo scuolabus già? Quello dopo, infatti è stato sostituito. Se voi avete fatto caso, a un certo punto è stato sostituito lo scuolabus, perché quello di proprietà del comune, che è quello più piccolo, non è omologato per i ragazzini delle scuole medie, mentre quello più grande, che l'ha portato la ditta in sostituzione, è omologato, e tant'è che loro hanno fatto il controllo quando c'era già quello grande. Noi quest'anno abbiamo lo scuolabus nostro, quindi dobbiamo trovare di nuovo, come abbiamo fatto già l'anno scorso, 2 anni fa, il modo di integrazione con la Cilia. Bisogna rivedere gli orari, perché quelli delle medie devono per forza prendere Cilia, gli altri prenderanno lo scuolabus nostro, perché purtroppo lo scuolabus che è stato acquistato non è omologato per le scuole medie, anche perché è vero che per le scuole medie non c'è un obbligo di legge così stringente, però vorrei vedere un ragazzino che da qua deve andare a scuola a Bellera come fa. Perché poi da una parte ci dicono che bisogna portare i bambini a scuola, addirittura su adesso Roiate c'ha difficoltà perché vogliono portarli tutti a Bellegra, e dall'altra però poi ci mettono tutti i bastoni tra le ruote con i pulmini e così via.